Karin Blixen, la storia immortale. Capitolo primo. Il signor Clay. Attorno al 1860 viveva a Canton un commerciante di tè straordinariamente ricco, il signor Clay. Era un vecchio di alta statura, asciutto e chiuso. Aveva una splendida casa e una stupenda carrozza a cavalli. Troneggiava nell'una e sull'altra, eretto, silenzioso e solo. Il signor Clay era noto tra gli altri europei di Canton per essere inflessibile e avarissimo. La gente gli stava alla larga. S'era fatta questa fama per il suo sguardo, la sua voce e i suoi modi, più che per qualsiasi altra cosa si sapesse di lui. Tuttavia, due o tre episodi frequentemente ripetuti sul suo conto dimostravano chiaramente l'opinione che tutti avevano di lui. Uno degli episodi era il seguente. 15 anni prima, un mercante francese che una volta era stato socio del signor Clay, ma poi, per un dissenso sorto tra loro, si era messo per conto suo, andò in rovina a causa di speculazioni sfortunate. Aveva un'ultima speranza: imbarcare una partita di tè a bordo del veliero Termopili, che era in porto pronto per il carico, ma doveva al signor Clay 300 guinee, e il creditore mise le mani su quella partita. Fece salpare col Termopili il proprio carico di tè e compì la rovina del rivale. Il francese perse tutto. Gli vendettero la casa e lo misero sul lastrico con la famiglia. Quando non riuscì più a trovare una via di scampo, si uccise. Il mercante francese era stato un uomo geniale, di grandi qualità. E aveva avuto una moglie molto bella e una famiglia numerosa. Ora che agli occhi dei suoi amici aveva urtato contro la rocciosa figura del signor Clay, splendeva in un alone di raggi gai e affettuosi, e fu iniziata una colletta a beneficio della sua vedova. Ma a causa della rivalità esistente tra la comunità francese e la comunità inglese di Canton, essa fruttò poco, e dopo qualche tempo la signora francese e i suoi bambini sparirono dall'orizzonte delle loro conoscenze. E il signor Clay rilevò la dimora del morto, una villa grande e stupenda con un vasto giardino in cui i pavoni facevano bella mostra di sé sui prati. Egli vi alloggiava tuttora. Col passare del tempo questa storia assunse il carattere di una leggenda. Si diceva che Monsieur Dupont, l'ultimo giorno della sua vita, avesse radunato la sua bella e dolce consorte e i suoi intelligenti rampolli e avesse dichiarato che, siccome tutta la loro sventura aveva avuto origine nel momento in cui aveva posato per la prima volta gli occhi sul viso del signor Clay, egli li legava ora al solenne giuramento di non guardar mai più quel viso in nessun luogo e in nessuna circostanza. Si diceva inoltre che, quando era stato sul punto di lasciare la casa, della quale era molto orgoglioso, aveva bruciato o distrutto ogni oggetto d'arte che essa conteneva, asserendo che nessuna cosa fatta per abbellire la vita avrebbe mai acconsentito ad abitare col nuovo padrone di quella dimora. Ma aveva lasciato in ogni camera gli alti specchi con cornice dorata, importati dalla Francia, che finora avevano riflesso soltanto scene gaie e affettuose, dichiarando che il castigo del suo assassino sarebbe stato quello di incontrare ovunque avesse guardato un ritratto del boia. Il signor Clay si sistemò nella casa e si sedette a cena da solo, viso a viso col proprio ritratto. È dubbio che gli si sia mai reso conto della mancanza di cordialità esistente in tutto ciò che lo circondava, perché l'idea della cordialità non aveva mai fatto parte del suo sistema di vita. Se fosse spettato a lui disporre le cose, egli le avrebbe disposte in quello stesso modo, ed era assolutamente naturale che egli credesse di averle trovate come egli aveva voluto che stessero. Piano piano, nel corso della sua carriera da nababbo, il signor Clay aveva finito per credere nella propria onnipotenza. Altri grossi mercanti di Canton avevano la stessa convinzione nei confronti di se stessi e, come il signor Clay, la sostenevano ignorando la parte di mondo che stava al di fuori della sfera in loro potere. A 70 anni il signor Clay si ammalò di gotta e per molto tempo visse quasi paralizzato. I dolori di cui soffriva erano così forti che di notte non poteva dormire e le nottate gli parevano di una lunghezza senza fine. Una sera tardi un giovane commesso andò a casa del signor Clay con un fascio di conti che aveva dovuto controllare.
Il vecchio, dal letto, lo udì parlare con la servitù. Lo fece chiamare e volle ripassare i registri con lui. Al mattino si accorse che la nottata era passata meno lentamente delle altre, così, la sera dopo, mandò nuovamente a chiamare il giovane commesso e volle nuovamente che gli leggesse i suoi registri. Da allora fu stabilito per regola che il giovanotto comparisse nella grande camera da letto, sontuosamente arredata, verso le 9 di sera, per sedersi accanto al letto del suo principale e leggere, a lume di candela, conti, contratti e preventivi dell'azienda del signor Clay. Egli aveva una voce sonora, ma verso mattina gli si arrocchiva un poco. Ciò infastidiva il signor Clay, che da giovane aveva avuto l'orecchio fine, ma ora stava diventando un po' duro d'udito. Disse al commesso che lo pagava per quel lavoro e che se non poteva farlo bene lo avrebbe licenziato e avrebbe trovato un altro lettore. Quando i due arrivarono alla fine dei registri, che erano allora in uso all'ufficio, il vecchio sospirò e voltò il capo sul guanciale. Il commesso ci pensò un poco, poi andò agli scaffali e prese registri di 5, 10 e 15 anni addietro. Li lesse forte, parola per parola, nel corso della notte. Il signor Clay ascoltava attentamente quella lettura, gli rievocava sistemi e trionfi del passato. Ma le notti erano lunghe, con l'andar del tempo il lettore finì per trovarsi sprovvisto perfino di vecchi registri, dovette rileggere da capo le stesse cose. Una mattina, dopo che il giovane aveva riletto per la terza volta una partita di 20 anni prima e stava per andare a casa per mettersi a letto anche lui, il signor Clay lo trattenne. Sembrava avesse in animo qualcosa. Il lavorio mentale del padrone aveva sempre grande importanza per il commesso e questi indugiò per dare al vecchio il tempo di trovare le parole adatte ad esprimere ciò che voleva. Dopo un poco, il signor Clay gli chiese, con una certa riluttanza, come se lui stesso si sentisse a disagio e in dubbio, se aveva udito parlare di altri tipi di libri. Il commesso rispose di no, che non sapeva di altri tipi di libri, ma che li avrebbe cercati se il signor Clay gli avesse voluto spiegare che cosa intendeva. Il signor Clay, sempre un poco titubante, gli disse di avere in mente libri e racconti, non di affari e commerci, ma di altre cose che certe persone avevano talvolta messo per iscritto e che altre persone ogni tanto leggevano. Il commesso ci pensò sopra e ripeté che no. Non aveva mai udito parlare di quei libri. A questo punto il colloquio finì e il commesso si congedò. Strada facendo, il giovanotto ripensò alla domanda del signor Clay. Sentiva che era stata formulata con pudore, fin anche con vergogna, ma per una necessità profonda, in parte contro la stessa volontà di chi l'aveva espressa. Se avesse avuto a sua volta, nella propria natura, un po' di senso di vergogna, il commesso avrebbe lasciato perdere il suo vecchio principale e avrebbe cancellato dalla memoria quel suo unico cedimento di dignità. Ma egli era totalmente privo di quella qualità e allora cominciò a meditare sulla faccenda. La richiesta era certamente un sintomo di debolezza del vecchio, forse anche un presagio di morte. Quale sarebbe stata, pensava nei propri riflessi, la conseguenza di questo stato di cose? Capitolo 2. Elishama. Il giovane commesso che aveva fatto da lettore al signor Clay era noto agli altri contabili dell'ufficio come Ellis Lewis, ma questo non era il suo vero nome. Egli si chiamava Elishama Levinsky. Si era trovato un nuovo nome non come altra gente che a quei tempi emigrava in Cina per nascondere trasgressioni o reati propri, ma per cancellare reati commessi contro di lui e un passato di tribolazioni. Era ebreo ed era nato in Polonia. I suoi erano stati tutti uccisi nel grande pogrom del 1848, quando egli aveva avuto, credeva, 6 anni. Altri ebrei polacchi, che erano riusciti a scappare, se l'erano portato dietro con i loro tristi e laceri fagotti. Da allora, come un pacchetto di merce poco richiesta, era stato trasportato e abbandonato, posato contro un muro e dimenticato, e dopo qualche tempo nuovamente sbattuto qua e là. Bimbo solo e abbandonato, affidato interamente alle mani del caso, aveva sopportato strane calamità a Francoforte, Amsterdam, Londra e Lisbona, cose da non riferire e difficilmente rievocabili. Ancora si agitavano in fondo alla sua buia mente come i grandi pesci dei fondali. A Londra
Il caso l'aveva messo nelle mani di un vecchio ed ingegnoso contabile italiano, che gli aveva insegnato a leggere e a scrivere, e che prima di morire era riuscito a infondergli in un solo anno la conoscenza di contabilità a partita doppia che altri acquistano in 10 anni. Più tardi il ragazzo fu raccolto e spedito verso Oriente, dove alla fine si sistemò nell'ufficio del signor Clay a Canton. Seduto dietro una scrivania, era come un utensile affilato alla mola della vita e dotato dunque di una lama taglientissima, con gli occhi e gli orecchi di una lince e senza alcuna illusione sul mondo o sull'umanità. Con questo corredo, Elishama avrebbe potuto far carriera per conto suo e avrebbe potuto essere una persona estremamente pericolosa da incontrare e con cui trattare, ma non fu così. E il motivo di questo stato di cose, apparentemente illogico, consistette nel fatto che il ragazzo aveva un animo totalmente privo di ambizione. Il desiderio, sotto qualsiasi aspetto, era lavato, cancellato e bruciato in lui prima che egli imparasse a leggere. A guardarlo era un giovanotto di aspetto comune, piccolo, esile e assai bruno, con gli occhi castani velati. Avrebbe potuto passare per un cittadino di qualsiasi paese. Mentalmente non aveva nulla del giovanotto, ma piuttosto del bambino precoce o dell'uomo molto vecchio. In lui non v'era né dolcezza né pienezza di vita, nessun desiderio d'amore o d'avventura, nessun senso di emulazione, né timore o piacere di lottare. Esternamente e internamente era come certi insetti, una formica dura da schiacciare perfino col tacco dello stivale. Aveva una passione, se si può chiamarla passione, una smania fanatica di star tranquillo, di essere lasciato in pace. Nella sua natura, questo sentimento era analogo alla nostalgia o all'istinto di un piccione casalingo. Tutto l'animo suo era concentrato su quest'unica esigenza. Entrare nel suo sgabuzzino e chiudersi la porta dietro con la certezza che là dentro nessuno avrebbe mai potuto seguirlo o disturbarlo. Lo sgabuzzino in cui entrava e del quale chiudeva la porta era un luogo modesto, uno stanzino buio in una stradina stretta. Ci dormiva su un vecchio divano preso in affitto dalla sua padrona di casa, ma nella stanza c'erano alcuni oggetti che gli appartenevano veramente. Una tavola verniciata macchiata d'inchiostro, due sedie e un cassettone. Questi oggetti avevano un grande significato per il loro proprietario. Talvolta, di notte, accendeva una candelina per guardarli mentre stava coricato, come se gli potessero provare che il mondo era ancora abbastanza sicuro. Di notte, poi, traeva conforto dall'idea delle serie numeriche, ne ripassava le cifre, 10, 20, 7.000, c'erano tutte, e si addormentava. Elishama, che disprezzava i beni di questo mondo, aveva sempre vissuto dalla mattina alla sera tra gente ingorda e vogliosa. Per lui si trattava di un fatto molto naturale. Aveva molta comprensione per i sentimenti di chi gli stava attorno e li approvava, perché tutto sommato era proprio da quei sentimenti che dipendeva lo sgabuzzino con la porta chiusa. Se un giorno la lotta disperatamente sostenuta dagli uomini per ottenere oro e potere fosse cessata, non era certo che quella stanza e quella porta sarebbero rimaste. Si ingegnava dunque a ravvivare e ad alimentare la fiamma dell'ambizione e dell'ingordigia nelle persone che lo circondavano. Si dedicava in particolar modo a soffiare sul fuoco dell'ambizione e dell'ingordigia del signor Clay e lo sorvegliava con occhio attento. Anche prima dell'epoca delle loro letture notturne, v'era stato tra il signor Clay e Elishama una specie di rapporto, una cosa preziosa per entrambi. Era cominciato quando Elishama aveva fatto osservare al signor Clay d'essere truffato da chi gli comprava i cavalli. Un ignoto antenato di Elishama era stato mercante di cavalli tra principi e magnati polacchi e il giovane contabile di Canton aveva nel sangue tutta la conoscenza di cavalli di quel vecchio ebreo. Per nulla al mondo avrebbe voluto possedere lui stesso un cavallo, ma incoraggiava la vanità del signor Clay a proposito della carrozza e della pariglia, perché alla fine poteva trarne vantaggio la propria sicurezza. Dal canto suo, il signor Clay, colpito dall'intuito e dalla conoscenza del giovane, gli aveva lasciato la soprintendenza della scuderia e non era mai stato deluso.
Non avevano avuto altri rapporti diretti, ma il signor Clay si era reso conto dell'esistenza di Elishama come, da tanto tempo, Elishama si rendeva conto di quella del signor Clay. Il loro rapporto si rivelava in un modo particolare. Si sarebbe potuto osservare che nessuno dei due parlava mai dell'altro a chi che sia. Sia nel vecchio sia nel giovane, questa era un'infrazione alle abitudini, perché il signor Clay si lamentava sempre dei suoi giovani dipendenti, parlando coi soprastanti ed Elishama aveva una lingua così tagliente che le sue osservazioni sui grandi e piccoli mercanti di Canton erano diventate proverbiali nei magazzini e negli uffici. In questo modo, padrone e servo sembravano stare spalla a spalla di fronte al resto del mondo e si comportavano davvero senza saperlo come si sarebbero comportati se fossero stati padre e figlio. Ora, in camera sua, Elishama pensava al signor Clay e lo giudicava un cretino più grosso di quanto l'avesse creduto fino allora. Ma dopo un poco si alzò per farsi una tazza di tè, un lusso che egli si concedeva al ritorno dalle sue letture notturne. E mentre lo beveva, la sua mente cominciò a muoversi in modo diverso. Cominciò a considerare seriamente la domanda del signor Clay. Era possibile, pensava, che i libri come quelli dei quali gli aveva chiesto il signor Clay esistessero davvero? Era abituato a dare al signor Clay ciò che voleva. Se quei libri esistevano, bisognava cercarli. E anche se erano introvabili, avrebbe finito per farli saltar fuori. Elishama rimase un pezzo col mento nella mano, poi si alzò e andò al cassettone che era nell'angolo della stanza. Ne tirò fuori una scatoletta dipinta di rosso che, quando era arrivato per la prima volta a Canton, conteneva tutto quanto egli possedeva al mondo. Ci frugò dentro con molta cura e trovò un vecchio pezzo di carta gialla ripiegato e conservato in un sacchetto di seta. Lo lesse al lume della candela che era sulla tavola. Capitolo 3. La profezia di Isaia. Fra gli ebrei, che scappando dalla Polonia si erano portati dietro Elishama, c'era stato un uomo vecchissimo che era morto in viaggio. Prima di morire aveva dato al bambino quel pezzetto di carta, conservato nel sacchetto rosso. Elishama se lo legò al collo e riuscì a tenervelo per molti anni, soprattutto perché, durante quel periodo, si era spogliato molto di rado. Non sapeva leggere e ignorava che cosa ci fosse scritto. Ma quando a Londra imparò a leggere e gli dissero che la gente attribuiva del valore alle cose scritte, tirò fuori quel foglietto e s'accorse che era scritto con caratteri diversi da quelli che gli aveva imparato. Il suo principale lo mandava ogni tanto a fare commissioni in un piccolo banco di pegni buio e sporco, il cui proprietario era un prete spretato. Elishama portò il foglietto a quell'uomo e gli chiese se esso voleva dire qualcosa. Quando seppe che era scritto in ebraico, propose al padrone del banco dei pegni di tradurglielo in cambio di 3 pence. Il vecchio lesse tutto quanto v'era scritto e ne riconobbe il contenuto. Lo controllò col testo dal quale era stato tratto, lo ricopiò in inglese e accettò gravemente i 3 pence. Da allora il ragazzo conservò nel sacchetto rosso originale e traduzione. Allora, per aiutare il signor Clay, Elishama tirò fuori il sacchetto dalla scatola. In altre circostanze non l'avrebbe fatto, perché ciò evocava ricordi di buio e di orrore e l'appannata immagine di un amico. Elishama non voleva amici, come non li voleva il signor Clay, e si erano per lui persone che soffrivano e perivano. La parola stessa significava separazione e perdita, e ne sgorgavano lagrime e sangue. E così, alcune notti dopo, quando ebbe finito di leggere i libri mastri al signor Clay e il vecchio si dispose brontolando a mandarlo via, Elishama tirò fuori di tasca un foglietto di carta e disse: «Ecco, signor Clay, una cosa che debbo leggerle». E il signor Clay posò gli occhi pallidi sul viso del suo lettore. Elishama lesse forte: «Il sabbione e la steppa ne gioiranno. Il deserto esulterà e fiorirà come rosa. Fiorirà con abbondanza ed esulterà con tripudio e con giubilo. Gli sarà conferita la gloria del Libano». «Che cos'è?» chiese con rabbia il signor Clay. Elishama posò il foglio. «Questo, signor Clay, è ciò che lei mi ha chiesto», rispose. «Una cosa che non fa parte dei libri mastri e che la gente ha raccolto e scritto». Proseguì:
la magnificenza del Carmelo e del Saron. Questi vedranno la gloria del Signore e la magnificenza del nostro Dio. Rafforzate le mani infiacchite, rinfrancate le ginocchia cascanti. Dite agli: che cos'è? Dove l'hai trovato? Chiese nuovamente il signor Clay. Elisciama alzò una mano per imporre il silenzio e lesse: dite agli smarriti di cuore, siate forti, non temete. Ecco, il vostro Dio verrà con la vendetta. La divina ricompensa verrà e vi salverà. Allora si apriranno gli occhi ai ciechi e si schiuderanno le orecchie ai sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà perché sgorga l'acqua nel deserto e i rivi correranno per la steppa. E il sabbione si muterà in palude e le terre assetate in vene di acqua e il covo dei draghi, dove ognuno giace, sarà erba con canne e giunchi. Quando arrivò a quel punto, Elisciama posò il foglio e guardò fisso davanti a sé. Il signor Clay tirò il fiato, asmatico. Che cos'era? Chiese. Gliel'ho detto, signor Clay, rispose Elisciama. L'ha udito lei stessa, è una cosa che un uomo ha raccolto e scritto. È accaduta? Chiese il signor Clay. Oh no, disse Elisciama con profondo scherno. Accade adesso? Chiese il signor Clay. Ma no, disse Elisciama allo stesso modo. Dopo un poco il signor Clay chiese: chi mai l'ha raccolta? Elisciama guardò il signor Clay e disse: il profeta Isaia. E chi era? Chiese secco il signor Clay. Il profeta. Bah, che cos'è un profeta? Elisciama disse: un uomo che predice le cose. Allora tutte queste cose accadranno, osservò con disprezzo. Elisciama non voleva smentire il profeta Isaia e disse: sì, ma non adesso. Dopo un poco il signor Clay ordinò: leggi ancora dove dice dello zoppo. Elisciama lesse: allora lo zoppo salterà come un cervo. Dopo un momento il signor Clay ordinò nuovamente: e dove dice delle ginocchia cascanti? E rinfrancate le ginocchia cascanti, lesse Elisciama. E dei sordi, disse il signor Clay. E si schiuderanno, disse Elisciama, le orecchie ai sordi. Ci fu una lunga pausa. Non c'è nessuno che faccia qualcosa perché tutto ciò avvenga? Chiese il signor Clay. Eh no, disse Elisciama, con un disprezzo anche più profondo di prima. Quando dopo un'altra pausa il signor Clay riprese il discorso, Elisciama s'accorse dal tono della voce che egli era ben sveglio. Rileggi tutto da capo, ordinò. Elisciama fece come gli era stato ordinato. Quando ebbe finito, il signor Clay disse: quando è vissuto il profeta Isaia? Non lo so, signor Clay, disse Elisciama. Penso sia stato, circa 2000 anni fa. In quel momento le ginocchia del signor Clay dolevano forte ed egli era penosamente consapevole della sua minorazione e della sua infermità. È una sciocchezza, dichiarò, predire cose che non cominciano ad accadere entro un migliaio di anni. La gente, soggiunse lentamente, dovrebbe riferire cose che sono già accadute. Vuole, chiese Lisciama, che tiri fuori di nuovo i libri mastri? Vi fu una lunghissima pausa. No, disse il signor Clay. No, no. La gente può riferire cose già accadute fuori dei libri mastri. So come si chiamano quei resoconti, storie. Una volta ho sentito una storia anch'io. Non mi disturbare perché me la rammenterò. Quando avevo 20 anni, disse, dopo un lungo silenzio, salpai dall'Inghilterra per la Cina e udii questa storia la notte prima di toccare il capo di Buona Speranza. Ora la ricordo bene tutta. Era una notte calda, il mare era calmo ed era la luna piena. Io ero stato seduto per qualche tempo da solo a poppa, quando vennero su 3 marinai e si sedettero sul ponte. Mi erano così vicini che udivo tutto quanto dicevano, ma essi non mi vedevano.
Uno dei marinai narrò agli altri una storia. Riferiva cose che erano accadute a lui stesso. Udì la storia dal principio alla fine e ora te la racconterò. Capitolo 4. La storia. Il marinaio, cominciò il signor Clay, era sbarcato in una grande città. Non ricordo quale fosse, ma questo non ha importanza. Camminava da solo in una strada vicino al porto, quando una bella e ricca carrozza si fermò accosto a lui e ne smontò un vecchio gentiluomo. Il gentiluomo disse al marinaio: «Sei un bel marinaio, vuoi guadagnare 5 guinee stasera?» A questo punto Elishama ripose nel suo sacchetto e in tasca la profezia di Isaia. Il marinaio, naturalmente, continuò il signor Clay, rispose di sì. Il ricco gentiluomo gli disse allora di andare con lui e lo condusse in carrozza a una grande e stupenda casa alla periferia della città. Nell'interno della casa tutto era altrettanto grandioso e sontuoso. Il marinaio non aveva mai creduto che al mondo esistessero ricchezze siffatte, perché quando mai un povero ragazzo come lui avrebbe potuto entrare in casa di un vero granduomo? Il gentiluomo gli offrì un ottimo pranzo e del vino costoso, e il marinaio descrisse tutto quanto gli fu dato da mangiare e da bere, ma ho dimenticato il nome delle pietanze e dei vini. Quando ebbero finito di mangiare, il padrone di casa disse al marinaio: «Come vedi, io sono molto ricco, l'uomo più ricco della città, ma sono vecchio. Non mi rimangono molti anni da vivere, e la gente che erediterà tutto quanto ho raccolto e custodito nella vita non mi piace e non è di mia fiducia. 3 anni fa ho sposato una donna giovane, ma non è servito a nulla perché non ho avuto figli.» A questo punto il signor Clay indugiò per raccogliere le idee. «Col suo permesso», disse Lishama, «anch'io posso narrarle quella storia.» «Che dici?» esclamò il signor Clay, molto seccato dall'interruzione. «Col suo permesso, signor Clay, se mi vorrà ascoltare, le narrerò il seguito di quella storia», disse Elishama. Il signor Clay non trovava una parola da dire, ed Elishama proseguì. «Il vecchio gentiluomo», raccontò, «condusse il marinaio a una camera da letto, illuminata da candelabri d'oro massiccio, 5 a destra e 5 a sinistra. Non era così, signor Clay?» Alle pareti erano incorniciate delle incisioni che raffiguravano dei palmizi. Nella stanza c'era un letto e a protezione del letto c'era una fila di catene d'oro e dentro al letto giaceva una dama. Il vecchio disse alla dama: «Conosci il mio desiderio. Ora fai del tuo meglio per esaudirlo.» Allora tirò fuori del borsellino una moneta d'oro, una moneta da 5 guinee, signor Clay, e la porse al marinaio. Fatto questo, uscì dalla stanza. Il marinaio passò la notte con la dama. Ma quando cominciò a farsi giorno, la porta della casa gli fu aperta dal servo del vecchio, ed egli lasciò la casa e tornò alla sua nave. «E così, signor Clay?» Il signor Clay fissò per un minuto Elishama, poi chiese: «Ma come fai a conoscere questa storia? Anche tu hai incontrato il marinaio che era sulla mia nave, vicino al capo di Buona Speranza? Ormai sarà vecchio, perché queste cose gli erano accadute molti anni fa.» «La storia che lei, signor Clay», disse Elishama, «crede sia accaduta al marinaio della sua nave, non è mai accaduta a nessuno. Tutti i marinai la conoscono. Tutti i marinai la raccontano e ognuno di loro, siccome vorrebbe che fosse accaduta a lui stesso, la racconta come se fosse così. Ma non è così. Tutti i marinai, quando ascoltano questa storia, amano che sia loro raccontata in quel modo e pretendono che sia loro raccontata in quel modo. Il marinaio che la narra può variarla un pochino e aggiungere qualche particolare di sua invenzione, per esempio quando racconta com'era fatta la dama e come quella notte fece l'amore con lei, ma altrimenti la storia è sempre uguale.» Il vecchio, che era a letto, dapprima non disse una parola, poi, con voce rauca di rabbia e di contrarietà, chiese: «Come lo sai?» «Glielo dirò io, signor Clay», disse Lishama. «Lei ha viaggiato su una sola nave quando è venuto qui in Cina e così ha udito raccontare questa storia una volta sola, ma io sono stato su molte navi. Prima ho navigato da Gravesend a Lisbona e a bordo un marinaio ha raccontato la storia che stanotte lei ha detto a me. Allora ero molto giovane, quindi ci ho quasi creduto, ma non del tutto. Poi ho navigato da Lisbona al capo di Buona Speranza
e sulla nave c'era un marinaio che l'ha raccontata. Poi ho navigato fino a Singapore, in viaggio ho udito un marinaio che raccontava quella storia, e la storia di tutti i marinai del mondo. Anche i periodi e le parole sono uguali, ma tutti i marinai sono contenti quando uno di loro comincia a raccontarla da capo. E perché dovrebbero raccontarla? Chiese il signor Clay, se non fosse vera. E Li Xiamà ci pensò su. Ora glielo spiego, disse, se vorrà ascoltarmi. Sotto certi aspetti la gente, signor Clay, è tutto uguale. Quando un nuovo progetto finanziario è esposto per la raccolta dei sottoscrittori, è provato sulla carta che gli azionisti ci guadagneranno sopra il 100% o il 200% a seconda dei casi. Un guadagno siffatto non viene mai percepito e tutti sanno che non lo viene mai. Eppure la gente deve vedere quelle cifre sulla carta quando si emettono le azioni, altrimenti non si interessa al progetto. È così, signor Clay, anche con la profezia che le ho letto poco fa. Il profeta Isaia che l'ha fatta avrà vissuto, penso, in un paese nel quale pioveva troppo poco, quindi dice che il sabbione si muterà in palude. In Inghilterra, dove il terreno è quasi sempre una palude, alla gente non importa scrivere o leggere queste cose. I marinai che narrano questa storia, signor Clay, sono poveri. E conducono una vita solitaria sul mare. Ecco perché narrano di quella ricca casa e di quella bella dama. Ma la storia che narrano non è mai accaduta. E signor Clay disse: il marinaio narrò agli altri che aveva una moneta d'oro in mano e che sentiva il peso e il freddo dell'oro. Sì, signor Clay, disse Li Xiamà. E sa perché ha detto così? Perché sapeva, e perché gli altri marinai sapevano, che una cosa del genere non potrebbe mai accadere. Se avessero creduto che poteva accadere, non l'avrebbero mai narrata. Un marinaio sbarca dalla nave e paga una donna di strada perché gli permetta di andare con lei. Talvolta le paga 10 scellini, talvolta 5 e talvolta soltanto 2. E nessuna di quelle donne è giovane o bella o ricca. Potrebbe forse accadere, sebbene io stesso ne dubiti, che una donna permettesse a un marinaio di venire con lei per nulla, ma se lo facesse il marinaio, signor Clay, non lo direbbe mai. Un marinaio le dirà che una dama giovane, bella e ricca, una dama che forse ha veduto a distanza ma alla quale non ha mai parlato, lo ha pagato allo stesso scopo 5 guinee. Nella storia, signor Clay, sono sempre 5 guinee, ma è contrario alla legge della domanda e dell'offerta e non è mai accaduto e non accadrà mai, signor Clay. E per questo lo si racconta. A questo punto il signor Clay era così sconvolto, imbarazzato e rabbioso che non gli riusciva di parlare. Era in collera con Li Xiamà perché sentiva che il suo commesso approfittava della sua debolezza e sfidava la sua autorità. Ma era sconvolto e imbarazzato dal profeta Isaia che stava per annullare l'intero suo mondo e lui con esso. Sentiva che i due si erano uniti contro lui. Dopo un poco parlò. Aveva la voce aspra e stridula, ma decisa come quando dava un ordine in ufficio. Se questa storia, disse, non è ancora mai accaduta, la farò accadere ora. Non mi piacciono le finzioni, non mi piacciono le profezie. È morboso ed immorale occuparsi di cose irreali. Mi piacciono i fatti. Trasformerò un artificio in un fatto vero. Dopo che ebbe parlato, il vecchio provò un certo sollievo. Sentiva che avrebbe avuto la meglio su Li Xiamà. Il profeta Isaia sarebbe ancora riuscito a provar loro la sua onnipotenza. La storia diventerà realtà, disse lentamente. Un marinaio al mondo la narrerà dal principio alla fine con tutto quanto vi è dentro, come effettivamente dal principio alla fine è accaduta a lui. Quando tornò a casa al mattino, Li Xiamà disse a se stesso: quel vecchio sta impazzendo e si avvicina alla fine. Oppure domani si vergognerà del suo progetto di stanotte e meglio sarà non ricordarglielo mai più.